Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su 60 Seconds per un nuovissimo episodio. Perfetto signori, era da un po' che non giocavo più a questo titolo. Oggi, visto che avevo un attimo di tempo, ho deciso di riprenderlo in mano. Anche più che altro per variare un attimo i video sul canale, perché ultimamente ho pubblicato tanti video dedicati a Valentino Rossi The Game, Splatoon e Lego. Quindi oggi ragazzi andiamo su 60 Seconds, facciamo un nuovo gioco, Apocalisse e difficoltà Fat Man, che sarebbe la difficoltà media. Speriamo di giocare una bella partita, l'altra volta diciamo che siamo rimasti fregati a causa delle ferite. Ok, eccoci qua signori, diamoci subito un'occhiata veloce in giro. Perfetto. Ok, mi muovo e... si parte, Timmy. Questo. E andiamo subito a buttarli dentro al bunker. Vai. Poi torcia. La figlia la mollo qua. Mi prendo questo. La maschera antigas. E la bottiglia d'acqua. Vai Ted, vai Ted, vai Ted. Dobbiamo trovare Dolores. Dobbiamo trovare Dolores. Dolores, dove caspita sei? Nell'altra stanza. Piglia tutto, piglia tutto, piglia tutto. Vai, 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 vai. Ci serve anche la cartina. Ci serve anche la cartina. Presa. Dolores, vieni. Ci abbiamo un buco. Un lucchetto non me ne faccio niente, però va bene. Prendi ancora l'acqua. Questo. L'acqua là dietro. Ok, non c'è più tempo, non c'è più tempo, ragazzi. Mi butto, mi butto, mi butto, mi butto. Ok, perfetto. Bomba esplosa. Non ho preso la figlia, non importa. Abbiamo un membro della famiglia che mangia in meno e ci consuma meno scorte. Allora, giorno 1. Quanta roba ho preso, ragazzi. Quanta roba ho preso. Leggiamo subito che cosa ci dicono. Ci siamo nascosti quasi tutti nel bunker. Quasi. L'unica cosa che ci resta è iniziare a sbizzarrirci con le ricette di zuppa in scatola. Abbiamo completamente dimenticato che avevamo messo nel bunker alcune cose, per cui non c'era più posto nella casa. Disordine conviene. Abbiamo anche il fucile. Fantastico. I nostri scaffali sono pieni di lattine. Ok. Un'abbondante scorta di acqua significa che non ce ne dobbiamo preoccupare per un bel po' di giorni. Questo è il bunker più fornito che abbiamo mai visto. È vero che non ne abbiamo mai visto nessun altro, ma in fin dei conti che importanza ha? Perfetto, allora non ha bisogno niente nessuno. Non è il momento, il luogo migliore per fare progetti per il futuro. Dobbiamo praticamente resistere. Ok, l'unica cosa che mi manca è la radio, purtroppo. Se no avevo preso praticamente tutto, anche il libro manca. Allora, giorno 2. Poi al massimo, ragazzi, skipperò un po'. Forse programmare i nostri spostamenti dovrebbe essere una cosa su cui discutere dopo essere usciti da qui. Timmy forse non sembra, ma è un ragazzo forte. Dolores se la cava bene. Chi fa presto la mattina ottiene regali da zio Sam. A Ted piace questo pensiero, le mattinate tranquille. Ok, razioniamo ancora. Mandiamo fuori naturalmente come sempre Timmy. Anche se... no, beh, abbiamo la maschera gas, possiamo mandarlo fuori. Ultimamente abbiamo sentito strani rumori, arrivano da fuori. O è qualcosa che si è venuto a rifugiare nel bunker con noi. Potrebbe essere la nostra ricerca si è rivelata inutile. Probabilmente dovremmo darci da fare per tenerci occupati prima che la situazione peggiori. Va bene, giocate a scacchi. Ottimo. Giorno 3, attenzione. Allora, intanto posso segnare sulla mappa dove andare a cercare della roba. Io direi di andare in centro. Un po' di relax ci ha fatto dimenticare il... che cos'è stato di nuovo? Forse ora che Timmy beva qualcosa non ha un bel aspetto. Dolores dovrebbe bere ogni tanto, senza acqua Ted non sopravviverà. Allora bevete tutti quanti. Ok, mandiamo fuori Timmy. Perfetto. Ok, Timmy è partito, giorno 4. Vediamo se riesco a battere il mio record precedente. Timmy è uscito. Dolores, che cosa le succede? Se ci fosse stato qualcosa da segnalare su Dolores è qui che sarebbe stato scritto. Ok, se la cavano tutti quanti. Potrei anche darvi da mangiare però, eh.
Ok, è molto facile alimentare discussioni sciocche e ancora di più in uno spazio così piccolo. Stavamo chiacchierando e poi improvvisamente abbiamo iniziato a urlarci a vicenda. Speriamo che questa situazione passi in fretta. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Giorno 5. Ok, abbiamo smesso di litigare. Dolores, cosa c'è di nuovo? Niente di speciale, quindi andiamo avanti tranquillamente. Non siamo soli, c'è anche un enorme coniglio peloso che sembra essere nascosto in uno dei tubi. A volte tira fuori la testa guardando le nostre misere scorte di cibo. Non possiamo permettere che questa bestia le raggiunga. Non possiamo permettere che stia qui mentre noi dormiamo. Usa il fucile, va. Vediamo, poi magari non era un coniglio, eh. Giorno 6, fucile è andato. Le nostre lattine sono salve, peccato per il mutante peloso. Sembrerebbe che siamo ancora in cima alla catena alimentare, buon per noi. Il fucile è andato. Abbiamo cercato di sparare ma praticamente è esploso. Dolores non sopravviverà a lungo senza acqua. Ted ha molta sete. Ok, bevete ragazzi. E passiamo al giorno successivo. Giorno 7. E Timmy non è ancora tornato, eh. È facile sentirsi un po' giù quando uno vive sottoterra. Niente sole, niente cielo. Dobbiamo sbarazzarci di questo pessimismo e cercare di portare un po' di allegria nella nostra vita. Dolores se la cava bene oppure non riesce a trovare il motivo ragionevole per lamentarsi. Va bene. Da quando ci siamo rifugiati nel nostro bunker antiatomico, quell'altra porta segreta non ci lasciava in pace. Perché è lì, dove conduce, è ora di scoprirlo. Andiamo a vedere, va. Però Timmy, attenzione, non ha preso la maschera. Che caspita di rumori sono. Abbiamo controllato ogni angolo della stanza senza trovare nulla di interessante. Che perdita di tempo. Ok. Stanno entrambi bene per il momento. E via, si prosegue. Attenzione, è tornato Timmy. Giorno 9. Quanta roba che ha trovato, ragazzi. È da trovato. Allora, vediamo. Siamo in grado di farlo funzionare anche a Toronto. La domanda è: come facciamo a trovare una barca per arrivarci? Abbiamo sentito che il modo migliore è per arrivare in Europa. Timmy è tornato e ha portato due lattine, due acque, un libro, un fucile e praticamente uno spray contro praticamente i parassiti. Fantastico. Allora, mangiare e bere, poi al massimo gli diamo il medikit. Ha portato un bordello di roba. Dring dring, credevamo di non poter mai più sentire squillare il telefono quando improvvisamente un telefono ha iniziato a squillare da qualche parte fuori. Abbiamo pensato che fosse la cabina telefonica dall'altra parte della strada. Io non vado a rispondere. Abbiamo tutto quello che ci serve per sopravvivere. Ok, vediamo qua. È semplicemente troppo pericoloso andare a rispondere a un telefono che squilla nel bel mezzo di una città fantasma radioattiva. Timmy dovrebbe mangiare, senza acqua Dolores non vivrà a lungo. Ok, allora. Guardate, tanto abbiamo roba per tutti, quindi mangiate tutti quanti. Per il momento non mando più nessuno là fuori. Cos'è quello? Sembra un rombo lontano, ma è sempre più forte. E perché tutto trema? Oddio, è un terremoto. Afferriamo qualcosa e teniamoci forte. Vai di torcia, va. Giorno 11, signori. E continuiamo a resistere. La maschera purtroppo è andata. Ok, forse era meglio... Ah, forse ho interpretato male il messaggio. Forse era meglio salvare la maschera. Vabbè, al massimo la ripariamo. Ci è mancato poco. La torcia stava per colpire il pavimento quando l'abbiamo afferrata. L'intero bunker è un disastro. Abbiamo perso la maschera. Timmy ha molta fame. Dolores è di buon umore. Ted apprezza la calma e si gode le mattinate tranquille come quella di oggi. Ok. Non mandiamo ancora nessuno fuori per la spedizione. Il medikit me lo tengo. Giorno 12. E si viaggia, ragazzi. Dobbiamo davvero prenderci cura di noi stessi da soli o qualcuno gentilmente verrà in nostro soccorso. Timmy sta bene, almeno stava bene ancora 5 minuti fa. Dolores se la cava e a Ted tutto va alla grande. Ok.
Quasi quasi proverei a mandare fuori Dolores. Intanto prepariamo lo zaino, va? Perché abbiamo bisogno della radio. Abbiamo bisogno della radio. Giorno 13. Dicono che l'ignoranza sia la condizione perfetta. Un altro giorno senza le news non ci ucciderà di certo. Ted vuole qualcosa da bere. Facciamo che dare il medikit a Timmy. E fatemi vedere. Ok, va bene così. Per la spedizione direi di portarci la torcia. Chissà che non ci risulti utile. Mi sono dimenticato di dargli la maschera la prima volta. Oh, Timmy si è ripreso. Per fortuna. Dolores è partita. Ok. Razioniamo ancora un po'. Non possiamo ancora ascoltare la radio. Speriamo Dolores ne trovi una. Praticamente l'ho rimandata nello stesso punto di prima. Ok. Se c'è una cosa che dobbiamo fare è usare la radio regolarmente. Timmy ha bisogno di acqua. Ok, fai che bere. Ted non mi dice nulla. Di notte abbiamo sentito un rumore strano che arrivava da fuori. Quando la mattina abbiamo guardato dalla porta abbiamo notato per terra una valigia di cuoio. No, lascia perdere. Che l'altra volta purtroppo ho aperto la valigia e ci siamo fregati da soli. Ok, vediamo se ci dice qualcosa. Ok, non ci fidiamo. Timmy sta abbastanza bene. Ted non sopravviverà senza acqua. Bevi, va. Abbiamo cercato di tenerci lontani dai casinò, bische e posti simili. Purtroppo non abbiamo le carte da utilizzare. Dai ragazzi, che stiamo andando bene. È tornata Dolores di già? E cosa mi ha portato? Un fico secco. Beh, ha riportato la torcia a posto. Ok. Nuovi rifornimenti sarebbero di grande aiuto, ma la nostra escursione non ha portato frutti. Abbiamo trovato un immenso nulla. Team ha fame. Diamogli da mangiare entrambi, va. Ok, purtroppo mi sa che... Allora... Purtroppo mi sa che dovevo cliccare su un altro punto della mappa. Siamo isolati dalla luce in questa gabbia stretta e arriviamo a stento a fine mese. Se vogliamo sopravvivere bisogna agire. Vicino, nelle macerie, si nasconde un gruppo di pensionati. Sicuramente hanno qualche scorta e secondo noi ne abbiamo molto più bisogno noi di loro. La famiglia è più importante, vero? Dai ragazzi, rischiamo. Chi se ne frega, vediamo come va a finire. Giorno 18. Te pareva? È successo qualcosa, vedo una mano rossa qua. Abbiamo trovato la radio però, è vero. Siamo andati, abbiamo preso cose che ci servivano e siamo tornati. Questa gente se la caverà di sicuro, probabilmente. Timmy non ha bisogno di tanto, ma sicuramente deve bere. Dolores non ha mangiato e Ted sta bene. Facciamo così, va. Perfetto. E per la spedizione lasciamo perdere. Però c'è andata bene che abbiamo trovato la radio, ragazzi. C'è andata bene che abbiamo trovato la radio. Giorno 19. Forse programmare i nostri spostamenti dovrebbe essere una cosa su cui discutere dopo essere usciti da qui. Come un vero scout, Timmy se la cava bene in ogni situazione. Oggi è anche di buon umore. Dolores non ha mangiato da un bel po'. Ted non sopravviverà senza bere. E cosa facciamo? Perché se perdiamo Ted è finita, eh? No, Ted deve rimanere inchiodato nel bunker. Quindi non usciamo. Andiamo a vedere cosa c'è in quell'angolo del bunker. Giorno 20. Si resiste, signori. Chi l'avrebbe mai immaginato di avere una cantina segreta sotto la nostra casa? Fantastico! Grazie alla nostra torcia elettrica di fiducia abbiamo potuto dare la caccia ad alcune bottiglie residue. Abbiamo trovato 2 bottiglie d'acqua! Ok. Forse Ted ha fame, gli brontola lo stomaco proprio come ora. Facciamo una roba. Diamo da bere a tutti, va.
Mamma mia, ragazzi, ci è andata benissimo. E fate che giocare ad Ama, visto che si stanno annoiando. Giorno 21. Oh yes, signori, si resiste. Durante la nostra evacuazione caotica siamo riusciti a prendere poche cose. Sembra che nel gioco ad Ama manca la metà dei pezzi. Guardando come ci si diverte Timmy, la metà è sempre un bel gioco. Ok, se la cava bene. Dolores non la vive bene, perché non è facile. E Ted ha un aspetto miserabile. Rischiamo, ragazzi, rischiamo. Diamo da mangiare a tutti. E via, oggi è giornata di festa. E prepariamo per la spedizione. Ascoltiamo la radio. Magari i militari arrivano. Giorno 22. Timmy si è ripreso, attenzione. Fantastico. Ci siamo messi in contatto. I militari sono là fuori e stanno arrivando a soccorrerci. Tutto quello che dobbiamo fare ora è aspettare pazientemente il soldato con la voce... aspettare pazientemente. Il soldato con la voce noiosa è stato molto chiaro su questo aspetto. L'aiuto è in arrivo. Timmy si è riposato. Dolores è serena. E Ted sostiene che poteva andare meglio. Oggi non si mangia. Mandiamo fuori Timmy con la nostra fidata torcia. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Speriamo Timmy arrivi presto. È partito il nostro coraggioso Timmy. Ok, tutto tranquillo. Quindi non si mangia neanche oggi. Durante la nostra ultima spedizione abbiamo notato uno straccione puzzante con la barba fino ai piedi. Abbiamo notato che era Jim, che conoscevamo prima dell'esplosione, il quale usava vagare per le strade. Ora sta vagando per il deserto e sembra che ci abbia seguiti fino al bunker. No, mi spiace, non mi fido di te. Giorno 24. Bisogna essere attenti con tali venditori a domicilio. La maggior parte cerca di farti comprare qualche roba inutile. Crediamo di essere dei clienti ragionevoli e compriamo solo cose che servono. Ok, mi spiace Jim. Dolores dovrebbe bere e Ted dovrebbe bere. Ok. Ci siamo chiesti che fine avesse fatto zio Brian. Sarà stato lontano da dove sono cadute le bombe, ma nessuno lo sa con certezza. Ok, diamo un'occhiata alla foto di questo zio tra i libri di casa. Giorno 25. Sta andando benissimo questa partita per il momento. Ce l'abbiamo fatta, la foto che cercavamo era tra le pagine del manuale di scautismo. Che coincidenza. Un po' sfocata. Ok, entrambi stanno bene, quindi non si mangia. Ok, hanno cominciato a disegnare praticamente sulle pareti di nuovo per intrattenersi. Giorno 26. Abbiamo giocato a verità o a penitenza? Ted dice che dobbiamo essere preoccupati di lui, sta bene. Non dobbiamo preoccuparci di lui, anzi, sta bene. Ancora nulla per oggi. Ultimamente Dolores è stata orribilmente silenziosa. C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarla? Diamogli una botta in testa con un libro, va? Almeno la svegliamo, magari. È tornato Timmy! Cosa ci ha portato, anzi... Ok, non ha letto il libro. Due bottiglie d'acqua. Fantastico, grandissimo Timmy. Allora, dovrebbe bere. Diamogli anche da mangiare. Dolores deve bere e Ted deve bere. Quindi bevono tutti. E Tim mangia anche. No, per il momento non rischiamo un'altra spedizione. Anche se facciamo ristabilire Dolores. Allora, uno sconosciuto che spingeva una carriola arginita pieno di tutti i tipi di merce si è fermato da noi. Si è presentato come un professionista in cerca di barattare con oggetti. Offre una bottiglia d'acqua per il mazzo di carte che non abbiamo. Due per il libro. Quanta acqua ho? No, non gli do un fico secco, va bene così. Tanto di acqua ne ho. Giorno 28. Ok, abbiamo rifiutato lo scambio. Timmy ha molta fame. Dolores è serena. Allora, facciamo così.
Io però non farei uscire nessuno, perché pensavo che Dolores si ristabilisse. No, non faccio uscire nessuno. Anche se abbiamo preparato la spedizione, pazienza. Giorno 29. Sempre più dura, signori. Tanto cambiamo. Allora, Timmy dovrebbe mangiare, Dolores ha riposato, Ted sta bene. Mangia, Timmy. Prepariamo la spedizione, la prossima volta mandiamo Dolores. Sopravvivere in queste condizioni è una vera seccatura. Ok. Attenzione. Chi ha starnutito? Stiamo facendo del nostro meglio per mantenere la calma. Ok, un po' d'acqua a Timmy, un po' d'acqua a Dolores e un po' d'acqua a Ted. Vai Dolores, vai con la nostra torcia. Mamma mia, questa torcia per il momento è fondamentale. E Dolores è partita, signori. E Dolores è partita. Perfetto. Dolores è salita in superficie. Timmy non sta bene. E... no, per il momento razioniamo anche il cibo. Gli do solo un po' d'acqua. Ok. Ah, caspita. C'è un aereo che passava. Vabbè, pazienza. Giorno 32. Ted intanto ha la barba sempre più lunga. Aerei dirigibili o qualunque cosa mandino dovranno aspettare. Si rendono conto di quanto costano le batterie per le torce. Ok. Qui purtroppo il medikit non ce l'ho. Oggi abbiamo ospitato un mutante a casa nostra. Aveva qualche paio di mani in più, molto abili. Ci ha raccontato in breve la storia del suo gruppo. Altri mutanti che, nonostante l'approccio strano di maggior parte delle persone, rimangono amichevoli con tutti. Ha promesso che se gli diamo un po' di provviste, ci penseranno loro a difendere il nostro bunker dai banditi. Diamogli l'acqua, va. Speriamo non ci attacchi. È difficile a dire se era più la paura dei banditi o ci dispiaceva per quel mutante, ma abbiamo accettato le sue condizioni. Ok, Timmy è sempre malato, l'unica cosa che desidera Ted è acqua. La nostra pazienza si sta esaurendo. Abbiamo pensato di dare uno sguardo rapido all'esterno per vedere se c'era qualche problema nella zona. Un paio di occhi selvaggi balenarono nel buio. Fucile. Vai di fucile, signori. È tornata Dolores? Sì! È tornata Dolores con la torcia rotta, però. Un rapido colpo di fucile era più che sufficiente per spaventare o forse abbattere la creatura. Dolores è tornata. Ha portato una zuppa e un mazzo di carte. Abbiamo perso la torcia. Ted ha fame. Ok. Un detto popolare dice che le torce sono molto utili. E usiamo il libro, va. Ripariamo la torcia, ragazzi. Ripariamo la torcia. Giorno 35. E il libro è ancora sano e salvo. Fantastico. Dolores non ha mangiato. Ted sta bene. Timmy è in condizioni pietose. Facciamo così. Spero che arrivino presto, perché... è veramente, veramente dura. Mentre stavamo valutando alternative per la diversificazione della nostra dieta a base di zuppa in scatole... un gruppo di sopravvissuti. Gli ospiti sono arrivati. Tutto quello che volevano era un po' d'acqua o cibo. Almeno un paio di bende. No, mi spiace. Non vi do nulla perché devo resistere anch'io. Giorno 36. Possiamo dire che i nostri ospiti non erano entusiasti del nostro rifiuto. Ok, avevano bisogno, però purtroppo gli abbiamo rifiutato aiuto. Ok, allora. Ted deve bere e Dolores mangiare. Sto finendo le scorte, Se non arrivano i militari, ragazzi, rischiamo veramente di andare KO. Ok, stiamo facendo del nostro meglio per mantenere la calma. La situazione in cui ci troviamo è tutt'altro che normale. Potremmo non abituarci mai a vivere qui sotto. Diamo da mangiare a Dolores.
Ok. Io continuo a skippare. Siamo al giorno 38. La radio? La radio? Vediamo. Chissà, magari il nuovo mondo ci offrirà delle nuove opportunità. Timmy deve bere. Dolores deve mangiare. E acqua. Ok, sto finendo le scorte, eh. Devo mandare fuori Ted. Abbiamo discusso tutto quello che potevamo e nessuno è più disposto a chiacchierare. Il silenzio è davvero inquietante. Ascoltiamo la radio, va. Giorno 39. Ah, per fortuna abbiamo portato la radio. Portato. Ce l'ha recuperata Timmy. A volte la mancanza di novità è la novità migliore. Diamo l'acqua a Ted. E lo mandiamo fuori. Però lo mando armato, eh. Col fucile. Che non si sa mai. Ted deve tornare sano e salvo. Mamma mia, ragazzi, giorno 40. Ok. Speriamo torni in fretta, perché non abbiamo più nulla da mangiare e da bere. Giorno 41, Timmy è scappato. Timmy era molto malato. Ieri notte è scappato e non è tornato. Ok, Dolores deve bere. Non ho più acqua, signori, non ho più acqua. Ok, ho usato la torcia per avvisare il dirigibile, l'aereo, insomma, quello che c'è. Giorno 42. Tutto stava andando come previsto, ma poi la torcia ha smesso di funzionare. Yeee! Yeah! Per fortuna l'abbiamo aggiustata appena in tempo per sentire il rombo lontano dei motori aerei. Siamo abbastanza sicuri che il pilota ci abbia visto. Vediamo se tornano a prenderci. E Dolores deve mangiare. Ok. È una follia, continuiamo a trovare ragni ovunque. Usa lo spray. Dai, Dolores, resisti, ti prego, resisti. 43. Mamma mia. Se c'è una cosa che può scacciare i ragni e farci smettere di arrampicarci sui mobili è lo spray. Fantastico, abbiamo anche trovato una bottiglia d'acqua. Ok. Ma che suono è il cavallo che galoppa? Dalla porta abbiamo visto due uomini nel vestiario medievale. Il suono derivava da due pietre che sbattevano una contro l'altra mentre l'altro saltava e faceva finta di essere un cavaliere. Ci hanno detto che stanno cercando qualche calice antico, ma si è un po' perse, saranno grati di poter dare un'occhiata sulla mappa che abbiamo una. No, non gliela faccio vedere, non gliela faccio vedere. Giorno 44, signori. Abbiamo provato a dire di no in modo molto fine, ma gli sconosciuti si sono arrabbiati per davvero. Ok, sono scappati via. Diamo un po' d'acqua a Dolores. Mamma mia, per fortuna abbiamo trovato una bottiglia. Ti prego, Ted, torna. Ti prego, Ted, torna. È arrivato, è arrivato. Ok, è stanchissimo, però per fortuna non è ammalato. Ha riportato il fucile. Ha trovato una zuppa nella spazzatura, rendiamoci conto. Però per fortuna non è ammalato. Ok, Dolores si è ripresa. Potevo anche mandarla fuori quasi quasi. Giorno 46. Ok, puntiamo qua. Gli scarabocchi infantili disegnati su una mappa non sono motivo sufficiente per rischiare la vita nel deserto. Ok, Ted, mangia che te lo meriti. Prepariamo la spedizione. Voglio mandare Dolores. Ok, andiamo fuori a prenderci della roba. Giorno 47. Ragazzi, che botta di fortuna! Abbiamo trovato dell'acqua! Incredibile, più 4 di acqua! Lo dovevamo fare per la nostra famiglia, dovevamo! Non lo vogliamo ricordare più. Possiamo parlare di qualcos'altro, ad esempio di zuppa? Allora, Dolores ha bisogno di acqua quando Ted ha fame gli brontola lo stomaco. Ted ha molta sete. Vai! Vai, Dolores, e vai fuori. Sempre con la torcia. No. Sempre con la torcia, dai. Mamma mia, ragazzi. Che partita incredibile. Giorno 48. Dolores è salita. Ted ha fame. Ok. Oggi qualcuno ha bussato alla porta, ma quando abbiamo aperto abbiamo trovato solo una valigia per terra.
No, non aprirla. Non aprirla perché non mi fido. Non abbiamo medikit e non possiamo rischiare. Giorno 49. E se è una trappola sofisticata? Ok, l'abbiamo spostata lontano dalla porta. E via, tè da fame. Stiamo finendo il mangiare. Allora, aggiustiamo la maschera antigas. Che partita memorabile, signori. Che partita memorabile. Giorno 50. Ok, abbiamo recuperato la maschera e Ted dovrebbe bere. Scolati pure una caraffa, tanto ne abbiamo. Mamma mia, ragazzi, che match, che match. Giorno 51. Eppure è meglio essere sicuri qua giù che morti lassù. Ok, tutto tranquillo oggi. E... che spedizione preparo? Che... allora, i soldati hanno inviato un altro messaggio via radio chiedendo a tutti i sopravvissuti della zona di avere pazienza e attendere ulteriori istruzioni. Il soccorso non arriverà presto. Però mi sembra strano. No, non rischio ragazzi, non rischio. Dolores deve tornare. Giorno 52, spero torni, spero torni. Abbiamo deciso che sarebbe stato troppo rischioso aiutare l'esercito senza utilizzare una maschera antigas. Ti prego, Dolores, torna. Ti prego, torna. Ok. Vai, sistemiamo la radio. Giorno 53. Eccola lì, te pareva. Era meglio non toccarla. Ok. Ti prego, Dolores, torna. Ti prego, torna. Giorno 54. Continuiamo a resistere. Ok, Ted sta impazzendo. Aspettate. Una radio per una maschera, dagliela. Abbiamo bisogno della radio. Ok, abbiamo recuperato la radio. Ok, diamogli da mangiare. Spero che Ted resista ancora. Una cosa che non si aspetta nessuno è un gruppo di persone vestite tutte di verde presentarsi alla porta del bunker. Rischiamo. Rischiamo, ragazzi, rischiamo. Giorno 56. Ci hanno preso il libro? Ah, ci hanno rubato il libro e la scacchiera. Mi sa che Dolores non ce la fa. Allora, facevamo colazione con calma quando la nostra mappa è scivolata dalla parete. Abbiamo controllato i chiodi, ma era tutto a posto. Forse qualche spirito e saremmo costretti a fare gli esorcismi. Dietro la mappa c'era nascosta la cassaforte e moriamo dalla curiosità che cosa ci sia dentro. Aprila. Vediamo. Giorno 57. Non abbiamo trovato un fico secco. Una zuppa invece. Bella lì. Ted ha bisogno di mangiare? No. Però mi sa che Dolores non torna più. Mi sa che Dolores non torna più. Giorno 58. È difficile non preoccuparsi considerando la nostra situazione attuale. Ted è eccentrico. Parla con il pupazzo. Ok. Mi sa che Dolores è morta, ragazzi. Non torna più. Giorno 59. È da troppo tempo fuori oramai. La pianificazione sul lungo termine è di solito una buona strategia. Diamogli da bere. E non posso mandare Ted, perché se mando Ted, ragazzi, finisce la partita. Giorno 60. Può darsi che abbiamo perso una buona occasione, ma abbiamo deciso di rimanere nel bunker. Ok. I militari non arrivano. Nel frattempo i militari non arrivano. Giorno 61. Ok, Ted ha fame. Ma se organizzo una spedizione? Ok.
Ecco l'esercito di nuovo. Li credevamo vicini, ma qualcosa li avrà trattenuti. A quanto pare non stiamo andando da nessuna parte. Di nuovo taniche di benzina. Però non abbiamo la maschera gas perché l'ho data via. Giorno 62. Abbiamo deciso che sarebbe stato troppo rischioso. Diamogli da bere a Ted. Poi ragazzi bisogna rischiare, perché sennò... Fatemi vedere qua. Usciamo, dai, usciamo. Prepariamo la spedizione. Giorno 63, sentiamo cosa dice la radio. Nulla, nulla e ancora nulla. Diamogli da mangiare e bere, tanto... Oggi si parte. Dai, rischiamo. Vediamo come va a finire, signori. Ted è partito. Fine. Com'è finita? Ted per sbaglio è entrato in mezzo ai banditi e decapitato nelle loro viscide mani. Non, noi non ce l'abbiamo fatta. Queste sono le nostre ultime parole. Il nostro consiglio è a chiunque leggerà. Ok, 69 giorni nel bunker. Peccato non essere riusciti a... a vincere, diciamo. Però ragazzi è stata una bella partita. Abbiamo resistito 69 giorni. Ma quando Ted è impazzito dovevamo rimanere dentro lì. Vabbè, ragazzi, è andata così. Bel match. 69 giorni nel bunker. Magari ho sbagliato qualcosa io. Spero comunque, ragazzi, che vi sia piaciuto questo video. Non sono mai riuscito così a resistere così tanto nel bunker, ma oggi eravamo fortunati. Peccato non essere riusciti a vincere. Va bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, però non so dirvi quando, lo porterò di nuovo su 60 Seconds. Alla prossima ragazzi!